Prego. Allora Pasquale, partita direi ben giocata nel primo tempo, nonostante i carichi di lavoro siete riusciti a fare un gioco abbastanza importante. Sì, Però è stato un buon test. Siamo migliorati rispetto all'ultima amichevole che abbiamo fatto. Era importante capire e metterci qualità e intensità sul match. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto l'allenatore. Abbiamo curato bene la fase difensiva. Siamo soddisfatti, ma c'è tanto tanto da lavorare, c'è tanto da migliorare, sia a livello fisico, ci dobbiamo conoscere ancora meglio. Quindi siamo qui, mancano ancora molti giorni per l'inizio del campionato e siamo a disposizione dell'allenatore per migliorarci giorno dopo giorno. due gol. Sì, vabbè, i due gol è bello sempre segnare, però io ho la mia idea che il calcio estivo, le amichevoli del calcio estivo conta poco, quindi i gol quelli che contano è dall'inizio del campionato. Per te quest'anno è cambiato qualcosa? In che senso? Dal lato mi sembra di averti visto in modo un po' diverso. Forse mi sbaglio, non lo so, dal lato fisico ti vedo molto, molto pimpante, ecco, nel senso No, che, io. o sbaglio adesso, No, ti ho visto bene, hai perfettamente ti ho visto ragione. bene, Sì, ecco. purtroppo l'anno scorso ho avuto un po' di problemi fisici. Io dopo quello scontro che ho avuto a Palermo, avevo due vertebre che si erano schiacciate un po', quindi ero un po' bloccato. Ovviamente mancava poco alla fine del campionato e non mi potevo permettere di fermarmi. Adesso che siamo qua in ritiro e ho molto più tempo per curarmi, l'estate l'ho sfruttata per mettermi un attimo a posto e mi sento meglio fisicamente. Certo, si vede. Quindi spero di continuare così e di andare avanti col lavoro senza mai fermarmi. Tutto qui. Di essere un po' più fortunato, anche perché oltre a quella botta lì l'anno scorso ne ha avute altre, insomma, altri infortuni. La fortuna tante volte te la devi cercare di questa idea, però purtroppo sugli infortuni nessuno può decidere quando e come avvengono. Questo è il nostro lavoro e purtroppo arrivano e quando arrivano devi essere bravo a curarli per metterti subito a disposizione per rientrare. Ecco, tanti giovani anche, ne parla il mister, ne state parlando anche voi, più anziani, diciamo così, giovani interessanti che si stanno integrando bene. Sicuramente i giovani che sono arrivati sono giovani che hanno voglia di imparare, sono giovani che seguono sia l'allenatore, seguono sia i giocatori un po' più grandi, quindi secondo me hanno scelto la strada giusta. Tanti sono nel settore giovanile dello Spezia, quindi è ancora più bello vederli. Dal mio punto di vista in prima squadra e essere considerati come giocatori da prima squadra, non come giocatori del settore giovanile. Ovviamente il campionato di B è lungo, c'è spazio per tutti, ma penso che arriveranno altri giocatori perché c'è da completare la rosa. Quindi un mix tra giovani e anziani è perfetto. Grazie, Pastore.